incomincia, incomincia a sussurrare. Ringraziare la cittadinanza perché è sempre vicina all'ASDA Speranza, ma anche ricordare due figure chiave della doppia realtà gestita in via Palestra Busto dalla cooperativa sociale. Gianni Salvati, a lungo a capo della casa alloggio per 10 disabili, e Tonino Tallarini, fondatore della cooperativa che dà lavoro a 9 ragazzi speciali. Questo il duplice obiettivo dello spettacolo di musica e danza che, col patrocinio del comune, si è svolta al Teatro Manzoni. In attesa dell'Open Day del 15 ottobre, in cui si cercano nuovi clienti con manufatti di cartonaggio per cerimonie e cartoleria, perché il lavoro è dignità, anche per i disabili.